Ed eccoci qua, ci sentite? Qui l'audio dovrebbe essere migliore, ma la connessione no. Quindi potrebbe essere che puff, all'improvviso voi che siete online, le cose bellissime che noi diremo non le sentirete, e quindi a tutta questa bellissima massa di spettatori resterà il compito di raccontare a tutti, quando uscirete da qui, quello che avete sentito. Ricordatevi, è davvero molto importante. Ci stiamo facendo tanto lavoro, non mi viene la parola, per fare questa roba qua. Bene, allora siamo qui per parlare ancora un momentino dei prossimi eventi che ci saranno, perché l'associazione fa sì degli eventi settimanali, di cui alcuni di voi hanno fatto delle pratiche, ma spesso e volentieri facciamo soprattutto degli eventi estemporanei, perché è uno spazio piccolino e ci piace organizzarci in questa maniera per dare tanta qualità in un tempo ridotto, così che in una giornata uno può sperimentare davvero quella cosa. Allora, in ordine, come dicevo, cronologico, il primo evento che vi attende in questo spazio è proprio il seminario di Qigong dedicato al mal di schiena. Lo dico, lo scandisco bene, che così arriva proprio a tutte le orecchie. La parola mal di schiena, tutta attaccata, è la parola più usata. Lo potete andare su Google, no? Insegnate mal di schiena, vi escono un sacco di associazioni. Perché? Perché la colonna, da insegnante Freddo, che lo sublineo, è proprio becca tutto, l'emotivo, lo psichico, tutto quanto. Ma qui stiamo parlando di Qigong. L'11 febbraio, sabato prossimo, alle 15:30, in 2 orette, a un prezzo stracciato che non vi dirò comunque online, ci sarà il seminario di Qigong con la nostra Cristina. Cristina Bianchi, raccontaci brevissimamente di cosa parleremo. Allora, il corso di Qigong esiste già e si tiene martedì, però per le persone che non possono partecipare e che invece hanno delle necessità, abbiamo pensato di fare questo seminario di 2 ore dove svilupperemo tutta una serie di esercizi che lavorano sulla colonna, in varie parti della colonna, a partire dalla zona cervicale fino al coccige. Il Qigong è una disciplina olistica, per cui è una disciplina che lavora molto sul corpo, ma anche sull'aspetto non soltanto corporeo, ma anche sull'aspetto psicologico. E quindi è un seminario dove comunque, visto che gli esercizi che vengono proposti sono esercizi molto, molto semplici, alla portata di tutti, è possibile per qualsiasi persona, in qualsiasi età, l'età assolutamente non conta, provare questi esercizi, perché sono esercizi pensati ad hoc e hanno la prerogativa di essere, come dire, molto semplici, molto efficaci, e quindi diciamo che il seminario aiuta poi le persone che vogliono praticare a casa da sole a riproporre gli esercizi anche a casa, non c'è nessun tipo di problema. E quindi diciamo l'obiettivo è quello, innanzitutto di far conoscere un po' il Qigong, che comunque non è tanto conosciuto, e poi per far toccare con mano le persone che anche con esercizi molto semplici e molto facili c'è la possibilità di ottenere dei buoni risultati. Fantastico, quindi per tutti, non dovete essere esperti, tanto voi che siete qua oggi già proverete Qigong, potete chiedere subito quello che invece di Qigong, dicevo, no? E quegli esercizi vi rimangono anche per dopo, cioè se avete la costanza potete farli da soli, però insomma uno ci crede, certo. Però almeno il beneficio quel giorno lì invece ce l'ha. Sempre in ordine temporale, cronologico, no? La seconda opportunità già fissata, a parte la passeggiata che si terrà domenica 26 febbraio, che online avete già visto, il prossimo appuntamento è l'11 marzo alle 15:30 ci troviamo qua per creare insieme un terrario. Sapete che cos'è il terrario? È quella boccia di vetro con dentro della terra e delle piante che praticamente sopravvivono a qualunque cosa, tranne un'esposizione diretta al sole. Ok. Raccontaci qualcosa, Erika, che sarai tu. Allora, sì, creiamo insieme questo terrario.
benissimo, ci sporcheremo le mani, impareremo come farlo, quindi anche magari da poter replicare poi quando vorrete fare tantissimi terrari, un po' la loro storia, la loro parte diciamo meditativa, spirituale, perché alla fine è un ecosistema, è veramente un mondo che crea il suo clima, la sua fauna è bellissima, molto affascinante. E quindi questo è, meraviglioso. Allora, in questo momento sentite un po' di brusio perché stanno arrivando un nuovo valangato di persone, naturalmente questo enorme nostro spazio, ma cos'è quello di Ostriani? Sì, innanzitutto i posti per il terrario sono limitati. Credo che voi starete in piedi in questo momento e dopo vi siederete appena liberiamo lo spazio al centro, no? E dicevo, i posti per il terrario sono limitati, uno già occupato. Un'altra, già arrivata un'altra iscrizione, diminuiscono di stanotte. La proposta mi è piaciuta un casino perché ben mette insieme tante cose che si fanno qui in associazione, no? La filosofia dell'ascolto, della natura, le camminate meditative, tutto portato in questo piccolo mondo, stupendo. Comunque, terzo appuntamento, prossimo 21, 18 marzo, sembra un sacco di tempo, seminario di Feldenkrais, dedicato però al movimento che porta alla gioia, cioè esplorare la gioia attraverso il movimento. Pensate un po', il movimento viene rappresentato su tutti i muri, no? Da che l'uomo ha cominciato a pittare qualcosa. Lo vediamo rappresentato nei cavalli che corrono, nelle grotte, no? Lo vediamo rappresentato negli strumenti musicali medievali, nelle danze macabre. C'è sempre il movimento. Pensate che contraddizione fortissima, mentre vivevamo un periodo di fortissima paura, hanno bloccato il movimento, hanno tolto la musica, no. Quelle cose lì vanno ricostituite, sono dentro di noi ma vanno riattivate, riesercitate. Ecco perché è nato questo percorso sensoriale quest'anno. La prima tappa è stata sul suono, la seconda tappa è stata sui profumi, e la terza tappa è finalmente sul movimento, il ritmo e la danza. Bene. Ora, molto rapidamente, vorrei parlarvi delle ultime due cose che non sono già eventi stabiliti. Uno è un sogno nel cassetto. Qui abbiamo una psicologa, intendesi laureata in psicologia, nonché counselor relazionale, perché vedete, di questi tempi è molto difficile bene specificare queste cose, purtroppo. E abbiamo là dietro un'altra psicologa, nonché sessuologa, giusto? Consulente sessuale, sapete, viviamo in Italia, la fiscalità è sempre importante. Consulente sessuale, nonché psicoterapeuta in itinere. E poi gravita attorno a questa associazione un'altra psicoterapeuta, quindi l'elemento psicologico è molto forte. Per quel che mi riguarda, l'elemento psicologico è strettamente connesso al movimento, non può essere scisso proprio. Perciò nei miei desideri è quello di attivare qua all'interno dei piccoli eventi ogni tanto, in particolar modo per me sarebbe davvero stupendo attivarli per dei genitori, cioè degli adulti che si occupano di personcine ancora non particolarmente autonome, che quindi hanno una responsabilità nei confronti delle personcine e di se stessi. Però per tutti, quindi tenetevi sintonizzati su, no? L'altra cosa sono le camminate meditative, che piacciono sempre a tutti, già solo per parole, così, bella camminata meditativa. Di solito io le faccio nei boschi, mi dicono, ah, perché non nei boschi? Allora bisogna alzarsi, lo sentite, alle 7, io sai, prima delle 10 la domenica non ci riesco, no? Di solito è più o meno, ah, nei boschi, stupendo, ma in salita? Sai, di solito, ah, nei boschi, ma bisogna mettere delle scarpe, insomma. Quindi come associazione le facciamo nei parchi cittadini e scopriamo che Milano è una città molto verde e molto interessante per come sono stati costituiti questi parchi. L'ultima l'abbiamo fatta il 6 gennaio, all'alba, eh sì, perché se non mi rompo i coglioni in qualche modo non si può fare, no? Allora, all'alba perché? Perché naturalmente i parchi cittadini sono vissuti mica solo da noi che devono fare le camminate, no? Allora è bello andarvi a vedere in un momento in cui normalmente da soli non ci andremo. Quindi per il momento l'abbiamo fatta all'alba e al tramonto. Quella dell'alba magari era meno accessibile, ma è inverno, era alle 7:30, ok? Quella al tramonto piano piano.
persone per conoscersi così come siamo oggi e parlare tutti insieme. L'idea è quella di riattivare una buona conversazione. La mia, scusi, l'incontro dov'è? Qua. Però sto pensando di spostarlo al bar così gli alcolisti vengono. Non parleranno molto, però partecipano. Oppure di portare qui l'alcolico, cioè non so, adesso vediamo, perché ci vuole il mediatore, allora usiamo quello. Bene, io ringrazio, così fa piacere, perché chi mi conosce poco c'ha gli occhi grossi così, dice: ah, ma quanto parla quella, quanto gestiva, ma così anche senza bere. Bene, io spero che vi abbiamo convinto. Adesso parte la presentazione di Qigong, che non sarà registrata, quindi questa è l'ultima diretta. Vorrei presentarvi per favore tutti quanti i nostri collaboratori presenti. Prego, fatevi coraggio. Puoi venire camminando. Ah, vedi, perfetto. Come abbiamo detto, qui abbiamo Cristina Bianchi con Qigong, qui abbiamo Erika Corbetta con suono vibrazionale. Qui abbiamo, prego, venga qui qua signorina, qui abbiamo Michela Priuli, con Gyrokinesis. Vogliamo presentare per cortesia anche la responsabile del gruppo, la responsabile del gruppo Reiki, che è praticamente l'anima della festa, è quella che appena la mettiamo fuori dalle vetrine dell'associazione tutti la salutano, ed è Lucia Finn. E vogliamo presentare comunque, che si aggreghi qui con noi, la psicologa dell'ombra, colei che ha fatto alcune foto, presi qua, si è accolti qui, ecco, che è appunto Anna Dominianni. E adesso avrei bisogno di qualcuno che vede, che riesce a mettere a fuoco e che clicca il tastino. Ciao, fine, in basso.